Buonasera dal TG6, seconda edizione, che apriamo con l'avvertenza lavoro, perché questo pomeriggio incontro del presidente Marsiglio con i lavoratori della Yokohama di Ortona. In attesa del tavolo ministeriale che si terrà domattina in videoconferenza, i lavoratori e sindacalisti hanno ribadito l'urgenza di una soluzione che salvaguardi il sito produttivo e gli 84 dipendenti. Per noi Paolo Renzetti. Presidente, oggi qui a Ortona per incontrare i lavoratori della Yokohama, domani verrà discussa questa vertenza al MISE, una vertenza complicata. E domani la regione sarà al tavolo del Ministero, come lo è oggi per la Betafens di Tortoredo, come lo è sempre per ogni crisi industriale, a difendere questi lavoratori, questa impresa e a difendere soprattutto il diritto di mantenere qui questa produzione, di non far uscire le macchine come ci chiedono gli stessi lavoratori, per difendere il futuro, la possibilità di continuare a sviluppare questa industria su questo territorio. 84 lavoratori che rischiano di perdere questo posto di lavoro con la multinazionale giapponese che sta chiudendo tutte le fabbriche fuori dal Giappone. Il problema vero delle multinazionali giapponesi è proprio questo: c'è una tendenza diffusa, non riguarda solo Yokohama ma un po' tutto il sistema produttivo nipponico, di abbandonare l'Europa, in particolare l'Europa occidentale, e concentrare le produzioni altrove. E questo è un tema serio, molto importante, che ci preoccupa, anche perché ci sono altri insediamenti importanti giapponesi qui in Abruzzo e in Italia, quindi dobbiamo affrontare complessivamente il tema. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Governo devono mettere in campo anche delle strategie, diciamo, a più ampio respiro per difendere gli insediamenti produttivi nazionali e affrontare anche questo tema nei confronti del Giappone. Con l'assessore domani si vedrà se ci sono le possibilità di trovare un acquirente per questa azienda a questo punto. Noi abbiamo già, tramite l'assessorato, trasmesso al Ministero una manifestazione di interesse. Ho sentito il Ministero, sia nella persona del Ministro che del sottosegretario Todde, che è delegato a seguire queste crisi industriali e questa in particolare. Anche da loro, anche da Todde in particolare, c'è stata una apertura rispetto a questa possibilità che sta sondando sul mercato. Noi speriamo e lavoriamo perché questa prospettiva, questa ipotesi si concretizzi, prenda corpo, e sperando appunto che la Yokohama non voglia invece puntare, come spesso fanno queste realtà, alla desertificazione, alla distruzione di una competenza, che poi perché per evitare di avere domani un concorrente sullo stesso segmento di mercato. Apriamo la nostra pagina consueta dedicata all'emergenza coronavirus, perché sono 5 i casi odierni accertati di positività al Covid-19 in Abruzzo su 846 test effettuato. Stabile il numero delle vittime che resta a quota 472. Il servizio. Sono complessivamente 3.780 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, con un aumento di 5 nuovi casi rispetto a ieri di età compresa tra 24 e 73 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Il totale dei casi complessivi risulta inferiore, in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre regioni. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.902 dimessi guariti, più 24 rispetto alla giornata di ieri, così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 406. 29 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, un solo paziente resta ricoverato in terapia intensiva, mentre gli altri 376 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 426 sono residenti o domiciliati in provincia di L'Aquila, 915 in provincia di Chieti, 1694 in provincia di Pescara, 712 in provincia di Teramo, 31 si trovano fuori regione e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. L'assessorato alla sanità comunica inoltre che, al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate, i 5 nuovi casi di oggi si riferiscono alle province di L'Aquila, 4 casi, mentre uno a quella di Chieti. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 157.881 test.
Situazione sotto controllo quella in Valle Peligna. Questo l'esito dell'incontro tra i sindaci e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che in diretta durante il TG6 delle ore 14 ha fatto anche il punto sulla situazione contagi in regione, parlando anche di scuola, organici sanitari e vaccinazioni antinfluenzali. Il servizio. Abbiamo avuto un incontro con i sindaci, un incontro dove si è evidenziato che non ci sono i parametri per definire zona rossa la Valle Peligna, in quanto ci sono stati dei microfocolai che sono stati gestiti in maniera tempestiva attraverso tutto un percorso di tracciabilità di questi pazienti, per cui anche oggi i risultati che noi abbiamo dei tamponi sono risultati che ci danno una garanzia che è stato svolto un lavoro attento e preciso, in quanto non ci sono ulteriori casi positivi nella zona Valle Peligna. Assessore, situazione invece in generale nella nostra regione qual è? La situazione della nostra regione è che, come voi vedete, c'è un'alternanza dei dati positivi. Questo vuol dire che nel momento in cui si evidenzia un focolaio siamo in grado di aggredirli, questi microfocolai, attraverso tutto ciò che è un procedimento dettagliato riguardo alla presa in carico del paziente sia sul territorio che in ospedale. Oggi quello che evince è un numero alto di persone guarite, quindi vuol dire un sistema che sta funzionando. Quello che abbiamo anche delineato nell'ambito di questa riunione è che ci vuole un'ulteriore attenzione, quindi un incremento di figure professionali, di figure sanitarie nell'ambito dell'intervento proprio sul territorio, quindi potenziamento dei servizi dell'USCA, dell'UCAT, che stanno rispondendo in maniera adeguata proprio a livello regionale. Dell'avvio dell'anno scolastico ci sono delle preoccupazioni, soprattutto per quello che riguarda il trasporto dei ragazzi dalle proprie abitazioni alle scuole, anche per quanto riguarda il riempimento dei mezzi pubblici. Uno dei motivi per cui abbiamo, diciamo, posticipato questa apertura è proprio perché si sta lavorando anche sotto questo aspetto, ma impegnati ad aumentare questo numero che va dai 75 all'80% della capienza nei pullman, ma con regole ben precise, quindi è fondamentale rispettare anche nei momenti in cui c'è l'avvicinamento la possibilità di indossare le mascherine. La campagna di prevenzione parte dai primi di ottobre, quindi abbiamo anche allargato il ventaglio di intervento per coloro che devono effettuare questi vaccini, partendo da 60 anni ed è gratuito, in modo particolare anche agli scolarizzati, ma soprattutto anche la vaccinazione che consigliamo fortemente a tutti gli operatori sanitari. È importante la vaccinazione perché nel momento in cui i sintomi possono dare un allarme ulteriore, sintomi influenzali, e quindi immagino che si creerà un'allerta da un punto di vista della presa in carico dei pazienti a livello dei medici di medicina generale, del pronto soccorso, per cui vaccinarsi è fondamentale. Per quanto riguarda le risorse umane, ci sono state delle assunzioni, come lei aveva annunciato anche nelle settimane scorse, nei mesi scorsi? Abbiamo un numero elevato di personale che noi abbiamo assunto in tutta la regione e che continueremo ad assumere. Stiamo portando avanti tutti i concorsi, tutti i bandi per cercare di reperire anche quel personale che purtroppo da un punto di vista in modo particolare dei medici sono carenti su tutta la nazione. Basti dire che ci sono dei concorsi che sono stati completamente, diciamo, non hanno avuto risposte, per cui non ci sono stati medici che hanno risposto a questi bandi, li stiamo ripetendo ulteriormente, abbiamo attinto da tutte le graduatorie e abbiamo veramente un numero elevato che è stato assunto durante il periodo Covid, anche alcuni a tempo indeterminato, alcuni a tempo determinato, e continueremo su questa via.
Lasciamo l'emergenza sanitaria, affrontiamo il tema istruzione perché in Abruzzo si tornerà a scuola giovedì 24 settembre. Questa è la decisione della giunta regionale che dunque, come altre regioni italiane, sceglie di posticipare la prima campanella alla settimana post elezioni. Il servizio di Jacopo Forcella. Il grande test post lockdown, la riapertura delle scuole in Abruzzo slitta al 24 settembre. Decisione arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando la giunta regionale ha deliberato la modifica del calendario 2020-2021, dunque non più il 14, in una situazione che vede le regioni andare in ordine sparso. Campania, Abruzzo e Basilicata scelgono di posticipare la data di inizio delle elezioni, come deciso già da Friuli, Sardegna, Puglia e Calabria, anche per agevolare le operazioni elettorali in programma il weekend del 21 settembre. Ma, sottolinea il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, non c'è alcuno slittamento. Se ci sono regioni che ritengono di dover partire dopo le elezioni, perché ritengono utile fare un'unica sanificazione, possono farlo come meglio ritengono, come hanno sempre fatto nella loro storia. Come ogni anno il governo ha indicato la data del 14 settembre come quella per il via delle elezioni, ribadisce Boccia, poi ogni regione decide autonomamente quando ripartire, così come è sempre avvenuto. A distanza in sicurezza dunque, centinaia di migliaia di studenti torneranno in aula e con loro insegnanti e personale ATA. In aula si starà senza mascherina, salvo nei casi in cui non si può rispettare il distanziamento fisico. Per questo, molte scuole hanno organizzato le attività scolastiche anche in altre strutture, a volte anche in teatri o parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali. Alcune lezioni, come quelle di educazione fisica, si terranno mantenendo il distanziamento. Durante l'ingresso e l'uscita da scuola, che saranno indicati con chiarezza come avviene nei locali pubblici, sarà obbligatorio indossare la mascherina, così come sarà obbligatoria negli spazi comuni. Ovviamente con la febbre oltre 37,5 gradi o con i sintomi del Covid si resterà a casa e si procederà all'attivazione di tutte le misure per verificare la presenza del virus e fare l'eventuale tampone. La temperatura dovrà essere misurata a casa e non a scuola. Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. Sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole abruzzesi con i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Per l'Abruzzo si parla di 64.800 euro, di cui beneficeranno 81 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri. È stata data priorità a quella con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Una misura voluta dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Intanto, nelle scorse settimane sono state anche distribuite le risorse che consentiranno di fornire agli studenti delle famiglie in difficoltà libri gratis, un beneficio che in Abruzzo riguarderà 7.554 fra ragazze e ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-2021 i giorni di attività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono dal lunedì al sabato 201, dal lunedì al venerdì 168, 167 compresa la festa del Santo Patrono. Torniamo a parlare di flussi migratori perché la notte scorsa 25 migranti sono arrivati nella frazione avezzanese di Paterno. Il comune scrive alla prefettura di L'Aquila, la struttura non è idonea. Luca Pulsoni. Sono arrivati la notte scorsa i 25 migranti in arrivo da Porto Empedocle e assegnati dalla prefettura di Agrigento in accordo con il governo centrale alla struttura di via Montecervaro nella frazione avezzanese di Paterno. I migranti avevano abbandonato l'hotspot di Lampedusa, arrivato a contenere oltre 1.000 profughi a fronte di una capienza complessiva di 290 posti, 55 il totale dei migranti in arrivo in Abruzzo, 25 a Paterno e 30 in una struttura di Vasto. Un vero e proprio polverone politico si è sollevato attorno all'arrivo dei migranti con il candidato sindaco Tiziano Genovesi che ha guidato il presidio organizzato dalla Lega contro l'accoglienza dei 25 profughi, risultati tutti negativi al tampone effettuato al momento dell'arrivo in Italia. Si è mosso anche il comune di Avezzano che ha definito la struttura di Paterno non adeguata all'accoglienza dei migranti a causa della differente destinazione urbanistica. Una struttura fatiscente, non in sicurezza, fanno sapere da Palazzo di Città, destinata prevalentemente ad attività scolastiche o di laboratorio.
territorio, impossibile garantire distanziamento e norme anticontagio, evidenziano dal comune, che è in costante contatto con la prefettura dell'Aquila. L'ente ha inviato alla prefettura una lettera in cui ribadisce come la struttura non sia idonea ad ospitare richiedenti asilo. Emergono dubbi anche sulle procedure dei test ai quali sono stati sottoposti i migranti. Il comune ha chiesto chiarimenti al Viminale ed è in contatto con la ASL 1, che nel giro di pochi giorni dovrebbe effettuare nuovamente i tamponi per confermare l'effettiva negatività dei migranti. Molte le reazioni politiche piovute a fronte della vicenda. Se il leader della Lega genovese ha parlato di barricate all'arrivo in città, Gianni Di Pangrazio si è detto pronto a denunciare qualsiasi abuso. Critico anche il candidato consigliere in quota Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia, che ha parlato di un immobile che non può avere nemmeno una destinazione connessa alla residenza momentanea. Ci spostiamo a Pescara. Il coordinamento NOAB del gas ha presentato questa mattina il dossier denominato SNAM Affair, il servizio. Abbiamo lavorato su un grosso dossier che riguarda la SNAM e le opere che vogliono realizzare, metanodotto Sulmona Foligno Minerbio e la centrale compressione di Sulmona. E quindi stiamo presentando questo dossier ricchissimo di dati, che sono affermazioni e dati dalla stessa SNAM, con cui si dimostra che l'opera è inutile. Loro la fanno lo stesso perché c'è una legislazione che consente di avere sia incentivi sia la remunerazione del profitto. Insomma, una cosa che sarebbe il sogno degli imprenditori, cioè quella di non rischiare nulla, di investire il capitale, riaverlo indietro con gli utili compresi. E quindi è uno scandalo che noi vorremmo far conoscere il più possibile ai cittadini, per rendersi conto che alla fine a pagare saranno proprio loro. Noi abbiamo questi dati, li esporremo adesso nella conferenza stampa. Voi cosa chiedete? Noi chiediamo, essendo un'opera inutile, chiediamo all'ARERA, che è l'agenzia che regola il settore dell'energia, chiediamo di non riconoscere l'investimento, che l'analisi costi e benefici in realtà non sono solo costi e non ci sono benefici, e che quindi non si mette a tariffa l'investimento stesso, e quindi far cadere il progetto. Il progetto è nato nel 2003, quando c'era un aumento di consumi enormi. Oggi siamo a 12 miliardi di metri cubi in meno di consumi e la previsione è ancora minore, mentre all'epoca c'erano 12 centrali di compressione, cioè 11 centrali di compressione, che riuscivano a gestire quei volumi molto più alti. Oggi invece abbiamo 13 centrali di compressione e abbiamo dei consumi molto più bassi, quindi abbiamo una rete più efficiente, più capace di gestire flussi di metano molto più grossi, ma in realtà abbiamo flussi molto minori. Di conseguenza questa linea non serve a nulla. Mobilità sostenibile ora, perché torna a Pescara Ecomob, l'unico expo di cultura ecosostenibile del centro-sud Italia, nonché uno dei pochi eventi tematici confermati quest'anno da appuntamento dal 4 al 6 settembre nel polo espositivo del Marina di Pescara. Il servizio. La Camera di Commercio Chieti Pescara crede sempre più nell'ecomobilità, l'ecosostenibilità. Terza edizione di Ecomob, Camera di Commercio al fianco di questa iniziativa. Assolutamente sì, è il terzo anno, pensiamo che ormai la sfida sia stata vinta, che con la prima edizione del 2018 era in realtà una scommessa su questo mondo, sull'ecosostenibilità, sulla mobilità sostenibile sia in città sia in periferia. E nel 2020, dopo la crisi Covid, registriamo ulteriori aumenti del numero degli espositori, altre attività che si aggiungono all'edizione 2019, quindi sicuramente sarà un ottimo expo anche quest'anno. Sembrava una scommessa, anche perché erano gli inizi di una mobilità sostenibile, del cicloturismo, ancor di più del turismo di prossimità e esperienziale. Invece è stata una scelta giusta, i tempi giusti, e questa edizione che si conferma un grande successo nonostante tutto, lo è la dimostrazione, insomma, che era delle tematiche veramente attuali.
Cosa vedremo in questi tre giorni di Ecomobile Marina di Pescara? Allora, quest'anno c'è una partecipazione più massiccia del reparto automotive, tantissimi brand con auto elettriche anche in anteprima, con la possibilità, e questa è una nostra caratteristica, con la possibilità di effettuare dei test drive gratuiti di queste auto, perché molti non sanno che poi provare un'auto elettrica è anch'essa un'esperienza, perché è veramente bello. Poi oltre ovviamente a tanti scooter elettrici, tanti monopattini, ovviamente le bike, ripeto, la nostra caratteristica è proprio questa, che tutto può essere provato e testato. Noi come CNA Turismo stiamo lavorando molto sul turismo esperienziale all'interno di questa nostra regione, tant'è vero che all'interno di Ecomob abbiamo proposto questa iniziativa insieme alla Camera di Commercio di Pescara, che si chiama Active Abruzzo tra vocazione e destinazione, dove 12 tour operator nazionali e stranieri incontreranno oltre 100 operatori abruzzesi sulla vacanza attiva, cicloturismo, torrentismo, canoa, trekking e quant'altro, esperienze che si possono fare nelle varie attività economiche all'interno di questa nostra regione. Noi riteniamo che questo è il futuro, perché la tendenza sempre di più è sulla sostenibilità e turisti che vogliono fare esperienze all'interno di un territorio per conoscerlo nella propria profondità. Quindi ci sarà questo B2B che metterà il prodotto Abruzzo in evidenza rispetto a questi 12 tour operator che saranno nazionali e canadesi, americani, inglesi, greci, francesi, spagnoli e olandesi. Andiamo a Teramo adesso. Il Consorzio Punto Europa ha presentato il progetto di cooperazione trasfrontaliera Italia-Croazia Firespill. Obiettivo del progetto è quello di affrontare il tema dei disastri naturali e di quelli causati dall'uomo, con particolare riferimento ai rischi connessi ad incendi e terremoti. Il servizio. È una soddisfazione presentare questo risultato del Consorzio Punto Europa, che si aggiudica un progetto di 16 milioni di euro, di cui si occuperà della parte di comunicazione istituzionale. È un progetto Firespill che ha ricadute importanti sul territorio per quanto riguarda il tema della prevenzione dei rischi ambientali, rischio sismico, antincendio boschivo, anche sversamento in mare di liquami. Sappiamo quando queste tematiche siano state delicate, abbiano così compromesso il nostro territorio, poter lavorare con la protezione civile, con i paesi e tutti i partner italiani e croati su questo argomento significa davvero una grande opportunità per il territorio, per la prevenzione, per i cittadini e anche per le istituzioni. Il consorzio si rende protagonista di questo percorso e dimostra che insomma ha grande capacità sia di progettazione europea, di individuazione delle risorse, ma anche di individuare partner all'altezza che possano garantire i risultati del progetto. Insomma, noi siamo molto soddisfatti di questo risultato. Il progetto Firespill è stato finanziato nell'ambito del progetto di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg 5 Italia-Croazia, nell'ambito di un bando specifico per progetti strategici. Ciò vuol dire che oltre alla normale cooperazione con gli enti partner, italiani e croati in questo caso, verranno anche attivate delle misure come test di progetti pilota che andranno a incidere sul territorio, sempre per la tematica chiaramente di affrontare il rischio connesso alle catastrofi naturali o prodotte da cause antropiche. Quindi da quel punto di vista da parte del COPE, che oltre ad essere un partner del progetto è anche responsabile della comunicazione per l'intero partenariato, ci saranno delle azioni pilota che verranno messe in atto sul territorio e che andranno che tenderanno all'empowerment degli organi addetti alla protezione civile. In particolar modo verrà fatta formazione e verrà fatta dotazione di strumentazione utile a rilevare i possibili rischi connessi al sisma sugli edifici pubblici strategici, quindi verranno donate delle strumentazioni specifiche che serviranno al monitoraggio dei tremori degli edifici pubblici e alla formazione di addetti specifici anche
anche mediante allestimento di sale multimediali apposta per gli addetti della protezione civile, oltre a una campagna di awareness che verrà attivata sul territorio al fine di rendere i cittadini consapevoli dei rischi, ma soprattutto pronti ad essere di supporto agli addetti della protezione civile, modificando anche il loro comportamento in occasione degli eventi sismici o di incendio boschivo che possono rilevare sul territorio. Sport adesso, primo giorno di lavoro per Massimo Oddo, che oggi ha anche tenuto la conferenza stampa di presentazione. Oddo ha rimandato al mittente le illazioni circa un presunto accordo col Pescara prima del play-out ed è pronto ad adire le vie legali per tutelare la propria persona e la propria professionalità. Lo stesso Oddo ha poi spiegato i motivi per cui è tornato sulla panchina bianca-azzurra. Il servizio di Andrea Costantini. Non accetto queste fake news che escono, ho le prove in questo telefono che la mia trattativa con la Pescara Calcio, quindi con il presidente Sebastiani, è iniziata 5 giorni fa. Io prima di 5 giorni fa non ho mai sentito nessuno, tantomeno il presidente, riguardo un approccio nei miei confronti, non è mai esistito. I messaggi sono qui, ho le prove. Alla prossima volta che vedo una cosa del genere scritta, agiremo per vie legali, perché non accetto questa cosa qui, non accetto nessun tipo di illazione verso la mia persona e verso la mia professionalità. La mia scelta verso Pescara è stata una scelta estremamente ponderata. Ma quello che mi ha fatto fare la scelta definitiva è stata assolutamente la consapevolezza di avere un ambiente, e in questo momento per ambiente intendo la società, una società, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente che mi conoscono bene e che penso che possano anche proteggermi nei momenti normali che ci saranno, di difficoltà che ci sono per tutte le squadre, ma che evidentemente, se credo in un allenatore, possono supportarlo e difenderlo in alcuni momenti. In questo momento siamo in totale ricostruzione e quindi non ci può essere obiettivo in questo momento. Il nostro unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il presidente, correggimi se sbaglio, e provare a giocare a calcio, a giocare bene a calcio. Io penso che questa sia la priorità. Poi i risultati che avremo non lo so, perché dipenderà da quello che riusciremo a fare, dal mercato e da quant'altro, ma la mia priorità è cercare di dare un'identità, di giocare bene al calcio, di divertirci noi in campo e di far divertire la gente che spero che torni allo stadio, se no la vedrà in televisione. Però bisogna dare un senso a questo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Tra me e Giorgio c'è un rapporto di stima, perché abbiamo lavorato insieme, perché lui conosce me, io conosco lui, e quando abbiamo lavorato insieme abbiamo lavorato bene, al di là dei risultati. E abbiamo lavorato bene perché abbiamo un feeling di calcio, ma probabilmente vediamo il calcio alla stessa maniera. Lui capisce me, sa cosa voglio, tant'è che il più delle volte Giorgio non gli faccio i nomi precisi dei giocatori, ma gli chiedo un determinato ruolo e poi è lui che mi indirizza verso i nomi. Mercato in uscita in casa a Pescara, infatti la società ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore senegalese classe 1998 Frank Kanuté alla società Cercle Bruges, militante nel campionato Pro League in Belgio. Anche Gabriele Zappa si appresta a lasciare il Pescara, il giocatore passa al Cagliari a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro, più il prestito dell'esterno Damien Seter. Il giovane calciatore si congeda spendendo belle parole per la piazza biancazzurra. Il servizio. Gabriele Zappa, a distanza di 2 settimane da questa salvezza, intanto quali sono le emozioni che magari puoi rileggere? È un ricordo ancora abbastanza fresco. Ma sicuramente è stata un'emozione bellissima, perché davvero vincere, mantenere la categoria, vincere appunto i play-out è stato davvero bellissimo, perché è
una cosa che comunque ti rimane dentro, ti rimane nel cuore. È stata una bellissima emozione, infatti siamo molto contenti. Senti, a sentire il presidente Sebastiani, il direttore Repetto, sembra che tu sia destinato ad andare via, sei un po' l'uomo mercato. Come vivi questo momento? No, sono contento che ci sono delle squadre interessate a me, vuol dire che comunque ho fatto una buona stagione. Ti vedi già proiettato nella massima serie come un giocatore di Serie A? Ma a me piacerebbe mettermi a confronto con i giocatori di Serie A e vedere se ci posso stare dentro, quindi mi piacerebbe, diciamo, mettiamola così. Senti, tornando un attimo alla scorsa stagione, sei migliorato tantissimo nella seconda parte, sei andato anche spesso in gol. Che dimensione ha Gabriele Zappa e dove può ancora migliorare? Ma sicuramente ci sono tante cose in cui posso migliorare. Quest'anno secondo me già sono migliorato parecchio nella fase difensiva, però penso che posso migliorare ancora molto, ma in tanti aspetti, dai. L'ultima, se dovessi andare via, cosa ti porterei dietro di questa esperienza a Pescara? Ah, tantissime cose, perché davvero Pescara è una città fantastica, i tifosi che ci hanno dato una mano sia nei momenti facili e nei momenti più difficili, quindi davvero Pescara, sono innamorato di questa città e mi sono trovato davvero bene. Dal calcio al futsal, Media Day per l'acqua e sapone, calcio a 5 alla vigilia del raduno per la nuova stagione. Roster in buona parte rinnovato con la volontà di restare protagonisti e competere per la vittoria in tutte le competizioni. Ascoltiamo il patron Ennio Barbarossa. Presidente Barbarossa, alla vigilia della partenza di una nuova stagione, sempre con l'acqua e sapone protagonista. Speriamo di sì, intanto essere qui già è un grande successo, perché a marzo-aprile o giù di lì non ci potevamo aspettare nessuna partenza, anzi dobbiamo cercare di salvare la pelle tutti insieme. Quindi essere qui è già una vittoria, poi è una bella giornata oggi che stiamo festeggiando i 10 anni con la IOMA, che ringraziamo, che ci hanno seguiti alla grande, un'azienda importante a livello mondiale. E noi è il nostro partner, siamo felicissimi di questo. Siamo felici anche perché nessun elemento del nostro gruppo è stato colpito, né personalmente né le famiglie, e questa è una cosa bellissima, perché veramente ce la siamo visti brutto un po' tutti. Inizialmente era stato preso un po' alla leggera questo virus, e invece pure dei grossi presidenti sono dovuti ricredere. Se siamo ancora attenti, penso che ne veniamo fuori. Torneremo ad abbracciarci, perché ci hanno privato della cosa più bella che ci possa essere, perché si gioisce e ci si abbraccia. Quindi dobbiamo tornare a sorridere con un abbraccio, tutti. E magari tornerete anche ad alzare dei trofei, cosa a cui vi siete ormai ben abituati nelle ultime stagioni. I trofei, noi come tutti giochiamo per vincere, poi non sempre si riesce. Noi ultimamente ci è andata bene, ci siamo riusciti un po' di più, e c'è l'elemento pure un po' di fortuna, ma c'è l'elemento di avere una buona squadra e di un buon mister. Noi crediamo sempre molto ai mister, perché le squadre devono fare i mister e devono dirigere loro le squadre, e quest'anno crediamo molto al mister che abbiamo preso, un giovane molto bravo, molto preparato. Non ci scordiamo che la partita di andata che abbiamo fatto l'anno scorso, che una neopromossa ci fece 5-0 al primo tempo, e questo ci fece innamorare, non odiare, ci fece innamorare di sto mister così spavaldo, con una squadra, noi avevamo dei nomi molto più importanti, però riuscimmo a raddrizzarlo in qualche modo facendo un pareggio 7-7. Quindi il mister è ben felice di essere venuto con noi. Poi un molisano, noi lavoriamo molto bene in Molise e tutti i molisani faranno il tifo per noi, come in buona parte d'Italia, perché abbiamo una squadra simpatia che un po' a livello nazionale ci seguono tutti. Ed il nostro telegiornale finisce qui. I servizi che avete visto li potete trovare sulla nostra piattaforma YouTube e al sito www.tv6.it. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV6.